Dopo aver riflettuto su una prima dimensione che abbiamo chiamato trascendente, cioè una pace come dono che viene da Dio, che viene dall'alto, ora riflettiamo sulla seconda dimensione, che è la dimensione personale, che coinvolge ciascuno di noi. Le filosofie spiritualistiche considerano la pace interiore come la vera pace da cui dipende anche la pace esteriore, la pace nelle relazioni. Ciascuno di noi deve adoperarsi per mutare il proprio cuore, perché c'è bisogno di una rinnovata educazione degli animi per generare sentimenti nuovi, ispiratori di pace. E questo è un problema che riguarda ciascuno di noi. Una delle esperienze più profonde per interrompere la catena dell'odio, la catena del rancore, è il perdono. E il perdono è come riiniziare un'esperienza nuova nel rapporto tra le persone. Questa fa parte anche di una dimensione profondamente personale che riguarda ciascuno di noi, ma che può essere condizione per una pace vissuta pienamente nelle nostre relazioni. E ora ascoltiamo altre due testimonianze proprio in ordine alla dimensione personale della pace. La prima testimonianza è di una mamma che ha perso un figlio in un incidente e una seconda testimonianza ci viene da una suora, Suor Liliana, delle suore della Divina Volontà, che lavora in una casa famiglia. Mi chiamo Patrizia e lui è mio marito Luigi, facciamo parte dell'associazione familiari vittime della strada. L'associazione è un'associazione che raggruppa tutte le persone che hanno avuto un lutto in famiglia, di persone care, e questa associazione è un raggruppamento appunto di queste persone che cercano in vari modi di aiutarsi l'uno con l'altro a affrontare i problemi in maniera più tranquilla, insomma. Non sempre, quando succedono queste tragedie in famiglia, si riesce ad affrontare poi la quotidianità in modo sereno. E spesso, molte volte, il dolore prevale sul resto. Si cerca di farsi forza, c'è bisogno di tanta, tanta, tanta forza, di tanta fede, perché non si può concepire certe situazioni, ti vengono a mancare le persone care e dai per scontato che loro siano sempre accanto a te, invece in un attimo la situazione precipita e non c'è più nessuno che ti possa dire perché è successo, perché proprio a lui, tante situazioni. E quindi si cerca sempre di trovare il modo per affrontare con più serenità, ma la serenità non è facile averla, perché ci sono tanti fattori che ti portano poi a renderti conto che non ce la puoi fare o non ce la puoi fare. Ce la puoi fare sostanzialmente affrontando man mano la situazione senza rabbia e senza rancore. Queste due cose messe assieme ti portano ad offuscare la mente e a rendere molto più difficile affrontare la quotidianità. Una quotidianità che è stravolta, che non è più la stessa e che ti rende fragile e non sai se stai facendo la cosa giusta o la cosa sbagliata, sempre ti metti in discussione. Pensi che comunque una ragione ci deve essere, una ragione c'è e il tuo percorso di vita è stato già disegnato e tu devi affrontarlo
con la consapevolezza che le cose non sono più come prima e devi renderle quantomeno incalzanti nel momento. Noi abbiamo anche nostro figlio in età dell'adolescenza, quindi anche per lui la società, vivere in questa società è molto difficile, con tutti i problemi, tutti quanti abbiamo problemi. Parlare di serenità in questo momento è molto difficile. La cosa che forse può essere d'aiuto è avere fede, si può cadere, ci si può rialzare, basta volerlo, basta affrontare le cose uno alla volta. C'è sempre qualcuno che ti dà una mano, c'è sempre un aiuto. Noi non ce ne accorgiamo, ma c'è sempre un aiuto. Qui in Strada della Paglia, come suore della Divina Volontà, ecco, cerchiamo di rispondere ai bisogni che man mano cambiano attraverso servizi, sicuramente a partire dalle nostre possibilità. Questo avviene dal 1978. Ecco, da un anno qui, in questo cortile, ecco, convivono più realtà. Allora, in due parti differenti della casa e due gruppi di suore. E poi il progetto Jonathan per le pene alternative al carcere e poi ci sono ancora due monolocali, poco più che monolocali, per l'emergenza abitativa. E che cosa ci spinge a questo? Cosa ci ha spinto a pensare questi servizi? Sicuramente il desiderio di continuare in modo semplice una forma di condivisione. Ancora, l'attenzione, il desiderio di essere attente alla parola di Dio, che è la parola scritta, la Bibbia, ma anche quella parola di Dio che sono le storie delle persone, che sono quelli che noi chiamiamo tante volte i segni dei tempi. Ecco, questi segni passano attraverso il quotidiano e tante volte sono veramente presenza di Dio in mezzo a noi, no? Presenza del regno che viene, ma sono anche gli appelli che vengono dalla storia, dalle storie degli uomini, dalle parole degli uomini. Che cosa ci sta insegnando questa esperienza? Che è possibile costruire passi di pace se il cammino davvero diventa reciproco, cioè se c'è uno spostarsi gli uni in direzione degli altri. E questo sta avvenendo in modo molto bello, non solo da parte nostra nei confronti delle realtà che abbiamo qui presenti, ma diremo no, dalla parte di tutte. Ecco, loro sono le sorelle che di fatto stanno vivendo questa esperienza. Ci si diceva, a volte succedono piccoli miracoli di solidarietà, di fraternità, a volte si avviano dialoghi, anche faticosi, ma tra realtà molto diverse. Si può provenire da paesi diversi, avere una cultura diversa, religioni diverse, avere storie molto differenti, alcune segnate da sofferenza, anche da errori, anche errori pesanti. Ma tutti in qualche modo ci fanno stupire con gesti di umanità che davvero sono costruzione di sentieri comuni, di sentieri di pace. Che dire, non so se è più quello che in qualche modo apprendiamo dalla vita degli altri che non quello che facciamo. Ecco, a volte convivere con esperienze faticose ci fa dire che anche i nostri problemi in qualche modo possono
ecco, diventano più leggeri o forse riconosciamo hanno un peso diverso. Quello che sta avvenendo in questo cortile che ci piace ricordare è che non viviamo qualcosa al chiuso, ma è un discorso aperto sul territorio e in dialogo con la Chiesa locale. Ecco, questo ci piacerebbe che crescesse, cioè che il dialogo diventasse più ricco, no? Lo scambio maggiore, e non soltanto dal fuori al dentro, ma anche dal dentro al fuori. Ci piace ricordare, ad esempio, proprio, no? Uno degli episodi belli che ci ha aiutato in qualche modo e che si è verificato qualche mese fa. Il progetto Jonathan ha voluto inaugurare la sua presenza qua con un momento di celebrazione e di festa, facendo una specie di rinfresco nel cortile. E in quel momento c'era un po' di difficoltà di relazione, diciamo più che difficoltà di relazione, forse un timore a avviare la relazione con le famiglie che erano qui nei monolocali, per una specie di diffidenza che si può comprendere anche. Allora, i ragazzi del progetto sono andati a invitare le famiglie e hanno chiesto alla famiglia che in particolare aveva più difficoltà se potevano aiutarli a preparare il rinfresco. Hanno chiesto all'uomo di casa se preparava la salsa tipica del suo paese, un paese del Nord Africa. E lì è nata la relazione. E questi si sono sentiti anche un po' complici nell'organizzare, no? Per cui erano al loro tavolo nel distribuire le cose e distribuire la salsa.